Vangelo secondo Giovanni. Quando Giuda fu uscito, Gesù disse: Ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi dono un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Buona domenica a tutti, sorelle e fratelli. Il brano evangelico di oggi va ambientato nel cenacolo, è il discorso che Gesù fa ai discepoli dopo che Giuda è uscito, ha abbandonato il gruppo di coloro che sono intenzionati a seguire l'agnello. Inizia il brano evangelico dicendo: quando Giuda fu uscito. Giuda non si è lasciato coinvolgere dal mondo degli agnelli. Ha preferito seguire non il pastore bello che è Gesù, ma quelli brutti, briganti, gli sfruttatori, coloro che vogliono perpetuare il mondo antico, il mondo vecchio. Non si è lasciato coinvolgere dalla proposta dell'agnello, del dono della vita. Ha preferito le proposte antiche, quelle che sono sempre quelle che hanno guidato gli uomini fino a quando è arrivato Gesù nel mondo. La proposta di Gesù gli è apparsa inaccettabile, anzi pericolosa, sconvolgente per l'ordine costituito, l'ordine sociale, politico, religioso, e quindi ha deciso di consegnare l'agnello nelle mani delle belve, di coloro che avevano dominato il mondo fino a quel momento. Lo ricordiamo, Erode, l'immagine proprio di questi regni antichi che vogliono perpetuarsi, è che l'agnello li ha messi in crisi, introducendo nel mondo una realtà nuova, una proposta che veniva dal cielo. Chiaramente Gesù ha provato dolore per questa perdita, ma ha rispettato la scelta. Non è obbligatorio seguire la proposta dell'agnello, si può continuare a seguire la proposta del mondo. E direi che il dolore di Gesù è il dolore che provano tutti coloro che amano, anche nelle nostre famiglie. Quanti genitori fanno questa esperienza? Hanno colto il cammino autentico della vita, quello che Cristo propone, e desidererebbero che anche i figli fossero coinvolti dalla proposta dell'agnello che si è fatto pastore. Fanno altre scelte. Direi che il dolore di certi genitori è quello che ha provato anche Gesù quando si è reso conto di non essere riuscito a far breccia nel cuore di Giuda. Quando Giuda è uscito dal cenacolo, Gesù dice: adesso è stato glorificato il Figlio dell'uomo e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, allora Dio lo glorificherà e lo glorificherà subito. In due versetti, per cinque volte ricorre il verbo glorificare, proprio quando Giuda è uscito. Inizia il momento, il tempo in cui Gesù finalmente può essere glorificato. Direi che quasi ci siamo stancati di ascoltare questo verbo. E ci sembra anche fuori luogo questo verbo. Siamo nel cenacolo, mancano poche ore alla cattura di Gesù e alla sua condanna a morte. Di che glorificazione si tratta? Che glorificazione si aspetta Gesù? Noi siamo gli eredi di una cultura che presenta la glorificazione come la celebrazione di una persona. Uno è glorificato quando diventa famoso, quando è applaudito, quando raggiunge dei luoghi prestigiosi, delle posizioni prestigiose nella vita.
E anche Gesù è stato tentato da questa gloria. Poterla raggiungere però avrebbe dovuto lottare, commettere violenze, allearsi, mentire, allearsi con chiunque lo potesse appoggiare, mentendo anche quando è necessario. Gesù non ha accettato questa gloria. In ebraico gloria si dice kavod. Kavod significa il peso. E gloria di una persona significa il suo peso, la sua consistenza. Che consistenza ha una persona? Lo diciamo spesso anche noi, dare peso a una persona vuol dire prenderla in considerazione. Una persona che vale, una persona che ha peso, la sua parola ha peso, pesa. Il problema è sapere chi valuta questo peso, perché gli uomini hanno dei criteri di valutazione che non sono quelli di Dio. Di che gloria Gesù sta parlando? Qual è il peso, secondo lui? L'uomo desidera giustamente la gloria, ce l'ha messa Dio questa pulsione di cercare di avere peso, che la nostra vita abbia peso. C'è il Salmo primo, quando presenta l'empio, dice è come pulla spazzata via dal vento, non è come il grano ha peso, invece la pulla viene spazzata via. Quello che gli uomini considerano peso, che cos'è? Quando è che una persona è gloriosa? Proviamo a interrogarci. Secondo gli uomini una persona è gloriosa quando ha successo, quando diventa ricca, quando tutti parlano di lei. Come poi si è arrivato a queste posizioni, questo lascia spesso molti interrogativi, molti dubbi, però questo è il peso secondo i criteri degli uomini. Ma agli occhi di Dio hanno peso oppure sono dei castelli di carta pesta? Sono pulla che viene spazzata via quando arriva il giudizio, il parere di Dio sulla loro vita. Potrebbe essere non gloria, ma vanagloria questa. La gloria che nessuno ci può togliere è il peso che abbiamo agli occhi di Dio, è il peso che dà Lui alla nostra vita. Gesù dice: adesso sono glorificato. Perché Giuda è andato ad accordarsi con i sommi sacerdoti come consegnare loro il Maestro. Ed è la gloria vera quella che sta per manifestarsi in lui, la gloria di Dio. La gloria vuol dire la rivelazione dell'immagine autentica di Dio. Viene rivelato adesso, dice Gesù, il vero volto, il volto bello di Dio. Viene cancellato definitivamente il volto brutto di Dio, perché gli uomini hanno immaginato Dio e hanno proiettato su quel volto le loro passioni, quello che secondo loro era il peso, ma erano delle vanità, e l'hanno proiettato in Dio, lo facevano diventare glorioso e grande secondo i loro criteri. Gesù ha spazzato via questi criteri degli uomini e ha rivelato il vero volto, quello bello di Dio. Viene denunciata la falsità dell'immagine diabolica che gli uomini si erano fatti di Dio. E questa era una menzogna del maligno, il maligno che è in noi. Qual è il volto glorioso di Dio? Anche noi forse abbiamo immaginato Dio glorioso come colui che comanda, colui che è servito. Non era questo. L'avevamo proiettato noi in Dio, questo criterio di grandezza. Com'è grande? Non lo vedete alle mie spalle. Vedete Gesù che lava i piedi. Lava i piedi agli uomini. Quello è Dio. Il Dio è grande perché ama. È glorioso perché si pone a servire l'uomo. Questa è la gloria di Dio. E chi ha capito che questa è la gloria di Dio, diventa come lui, servo dei fratelli.
Abbiamo l'esempio di quel santo abbastanza strano, che è San Francesco, il quale è cresciuto ad Assisi secondo i criteri della gloria umana, era stato educato così, accumulare i beni, godersi la vita. A un certo punto ha assimilato i criteri della gloria secondo Dio, che è l'amore, il dono di sé. E lo vediamo, lui che provava ripugnanza nei confronti dei lebbrosi, abbraccia il lebbroso. E in lui si riflette quello che è il volto di Dio riflesso sul volto di Cristo e quindi la gloria di Dio. Il suo volto, il volto di Cristo, brilla della gloria di Dio e anche San Francesco è luminoso e splende in lui, anche se naturalmente in un modo molto ridotto rispetto a Cristo, riflette l'amore, la gloria di Dio. Continua Gesù dicendo: figlioli, ancora per poco sono con voi. E Gesù chiama i discepoli figlioli, e noi lo sappiamo, questo è un diminutivo affettuoso. I discepoli non sono figli di Gesù, noi siamo fratelli di Gesù. Perché li chiama figlioli, figliolini? Perché il contesto ci dice che cosa significa. E durante l'ultima cena Gesù si è reso conto che gli restano solo poche ore di vita e vuole dettare il suo testamento. Noi nella Bibbia abbiamo tutti i grandi personaggi che prima di lasciare il loro popolo, pensiamo a Mosè, pensiamo a Giosuè, pronunciano il loro testamento, le loro ultime parole. Ed ecco allora, poi lo sappiamo anche, il testamento viene letto dopo che la persona è morta, ha lasciato la famiglia, e anche noi leggiamo il testamento di Gesù nel tempo pasquale, perché lo apriamo adesso, quello che le ultime sue parole, quelle più sacre. Ed eccolo allora il testamento che lui ci detta: vi dono un comandamento nuovo. I figli si aspettano un'eredità, ma ci domandiamo: cosa lascia un padre ai suoi figli? Se gli lascia soltanto dei beni materiali non gli lascia molto. Dipende da ciò che i figli sentono come la più grande ricchezza lasciata dal loro padre. Se gli lascia una quantità di beni non fa neanche un grande servizio ai figli. Cosa può lasciare in eredità un padre? Di che cosa si possono gloriare i figli? Di quello che il padre ha lasciato. Ecco, Gesù cosa ci lascia? Un comando nuovo: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi, anche voi amatevi gli uni gli altri. La Chiesa ci propone, vi dicevo, questa lettura nel tempo pasquale. Non ci lascia Gesù in eredità delle cose, non ne aveva, non aveva case, non aveva beni, non ci lascia questo e non ci lascia neppure la capacità di fare miracoli, o meglio direi quella ce la lascia, perché la sua parola quando viene accolta produce prodigi, prodigi di pace, di amore e anche di benessere materiale quando viene accolta realmente la sua parola. Non ci lascia la capacità di compiere dei miracoli che prescindano dalla nostra collaborazione. Ci lascia un comandamento nuovo. Qual è che questo comandamento che lui ci lascia? E in che senso è nuovo questo comandamento? Anzitutto è un comandamento che fa scandalo nella storia delle religioni. Tutte le religioni hanno dei comandamenti che si riferiscono innanzitutto a Dio.
Noi conosciamo i comandamenti, i 10 comandamenti. Gesù a un certo punto della sua vita comincia a riassumerli, dice: il primo grande comandamento, amerai il Signore tuo Dio, il secondo uguale al primo, amerai il prossimo tuo. Adesso al termine della sua vita riduce tutti i suoi comandamenti a un solo comandamento: questo è il mio comandamento, quello che io vi dono, amatevi come io ho amato voi. La prima ragione perché è nuovo nella storia del mondo questo comandamento è che non compare Dio, non nomina Dio, e questo è un fatto inspiegabile, unico nella storia delle religioni. Nel comandamento predicato dalle religioni il posto principale deve essere per Dio. E nell'unico comandamento che Gesù lascia alla sua comunità Dio non viene nominato. Per quale ragione? Perché Dio può essere amato soltanto realizzando il suo sogno di amore nel mondo, lasciando trasparire nella nostra vita l'identità che ci fa assomigliare a Lui, che è amore. E poi questo comandamento è nuovo perché il termine di paragone è Gesù stesso: come io vi ho amato. E l'amore che Gesù rivela, che Gesù dimostra, è un amore che è incondizionato, non dipende dagli atteggiamenti e dalle risposte dell'uomo, perché Dio è così, non ama coloro che sono buoni, ama perché non può fare diversamente, perché Lui è amore, è fatto solo di amore. E allora Gesù dice: amatevi come io amo. Vi ho rivelato l'amore del Padre, e questo amore del Padre deve poi manifestarsi nella vostra vita. E la terza caratteristica per cui è nuovo perché c'è solo questo comandamento. Noi abbiamo solo un termine per dire nuovo, ma i greci ne avevano due. Il primo è neos, e questo lo adoperiamo anche noi, neonato. Neonato vuol dire uno che arriva dopo tanti altri che erano già nati prima. Neofito è uno che arriva e che viene battezzato, ma ce ne sono già tanti altri. Lui si aggiunge a quelli che già c'erano, come aggiungere un nuovo vestito a quelli che sono già nell'armadio. C'è un altro termine per dire nuovo, kainos. Ed è un nuovo diverso, è uno che sostituisce tutti gli altri, rimane unico. Nuovo vuol dire che gli altri non ci sono più, c'è solo questo. E allora è un comandamento nuovo perché fa nascere il nuovo cielo e la nuova terra. Noi abbiamo proiettato molto lontano i nuovi cieli e la nuova terra nel paradiso. No, i nuovi cieli e la nuova terra si realizzano quando viene accolto questo dono che Gesù ci ha fatto, che è il comandamento del suo amore. Ed è un comandamento che non invecchia, è sempre nuovo, non può passare, non può essere superato, non ci sarà un altro comandamento migliore di questi, perché la rivelazione del divino, e più in là non si può andare. Se, al di là dell'amore che è manifestato, che è la vita stessa di Dio, non si può andare, quindi rimarrà per sempre, è un comandamento eterno. Eccola la novità della sua eredità. Cosa ci ha lasciato in eredità? Il suo stesso spirito, cioè quella sua stessa capacità di amare fino al dono totale della vita. Se vogliamo essere gloriosi della sua gloria, quella gloria che Gesù ha manifestato, che è la gloria di Dio, la rivelazione della vita divina, noi dobbiamo lasciare e accogliere in noi questo suo stesso spirito che ci porta ad amare come Lui ha amato. Buona domenica a tutti.